Difendiamo il nostro futuro è lo slogan degli studenti e professori che oggi sono scesi nelle piazze di 90 città italiane nella giornata di mobilitazione nazionale lanciata dall'Unione degli Studenti quest'estate per manifestare contro la svendita della scuola pubblica e la distruzione dell'università. In Puglia hanno partecipato in circa 1390 tra docenti e personale ATA. Aule vuote anche ad Andria, dove gli studenti delle scuole medie e superiori si sono dati appuntamento in piazza Catuma. Con megafono alla mano hanno spiegato le motivazioni della loro protesta, che vanno dalle precarie condizioni di istituti ed edifici al DDL 953, ovvero il DDL ex Aprea, che eliminerebbe le rappresentanze studentesche dai consigli d'istituto, limitando gli spazi di democrazia, già, dicono, ampiamente ridotti nelle scuole negli ultimi anni. Noi siamo il futuro, non possiamo vivere nell'ignoranza, in ambienti che non sono consoni a uno studio. Non possono tagliare i nostri fondi, 13 miliardi hanno tagliato la scuola, per usarne 10 per comprare dei cacciabombardieri che in Italia al momento non penso servano. Noi chiediamo allo Stato di eliminare certi disagi, di non far passare la legge Aprea. Oggi siamo qui anche per la legge Aprea, un disegno di legge proposto già nel 2008 e dagli studenti, da una sommossa studentesca è stato eliminato questa cosa. Oggi viene riproposto con altri termini ma con la stessa sostanza, cioè eliminare le rappresentanze studentesche, rappresentanti di istituto e di classe, far entrare i privati nelle scuole, quindi far decidere al privato quali sono i programmi delle scuole e finanziarlo in una maniera adatta. Non penso un privato possa farlo, finanziare un'intera scuola. Cerchiamo di capire com'è possibile portare avanti un diritto allo studio il più agiato possibile, che sia possibile per tutti, se continuano ad aumentare i prezzi dei libri, se i libri degli istituti sono monopolizzati dalle grandi aziende e quindi dalle multinazionali. Come, non posso far nomi, ma ci sono aziende che obbligano i professori a comprare dei libri che costano tantissimo. Le nostre scuole sono fatiscenti. Al liceo Carlo Troia non fanno altro che inviarci lavagne Lim che sono assolutamente tossiche e nocive e che non ci aiutano a studiare, mentre le scuole continuano ad avere delle crepe d'assestamento, dicono così. Noi in classe abbiamo una crepa che attraversa tutto il muro e non si può ancora aggiustare. I nostri bagni non funzionano da 10 giorni e mi sembra la cosa più utile, cioè parliamo di beni primari, un bagno. Noi richiediamo che ci siano delle aule dove possiamo studiare con i nostri madrelingua in silenzio, dove ci siano le attrezzature adatte. Azioni comunicative per porre davanti agli occhi del paese quella che studenti e docenti definiscono drammaticità della condizione studentesca, ma anche il riscatto e la voglia di cambiare scuole e università con un processo democratico.